è che non smettete mai di vantarvi e mentre il resto del mondo soffre, vi assicurate che su ogni giornale del paese si parli dei vostri fottuti successi. Sì. Sai, ci sono delle persone che traggono ispirazione da storie di successo. Avresti potuto fare tutto quello che ho fatto io se ne avessi avuto l'opportunità. No, non è vero. Io non avrei venduto alla gente con pochi soldi crediti inesigibili. Tu fai denaro reale accordando mutui su fabbricati inesistenti. Tu falsifichi i libri per ottenere i tuoi bonus, ecco quello che fai tu. Ma la domanda è, perché dovrei lasciarti vivere? Tu sei un venditore, giusto? Allora venditi. Avanti. Vendermi? Lo sai che non esiste persona su questa terra che abbia fatto milioni di dollari e che li abbia guadagnati onestamente? Perché non guardi le ricche famiglie di una volta? I Carnegie, i Getty, i Morgan, i Hearst, i Rockefeller. Come pensi che ci siano riusciti? Si sono appropriati di terreni, licenze, attività, depredando e uccidendo il popolo dei nativi e importando schiavi e mercenari da nord a sud durante la guerra civile e controllando i politici. Eppure loro sono eroi, sono veri eroi americani. Cosa insegniamo ai nostri figli? Che l'onestà e il duro lavoro sono la chiave del successo? I miei bambini, i miei figli non vanno a combattere, vanno a Yale oppure a Harvard. Sono gli stupidi figli dei bianchi e i neri del ghetto che vanno a combattere. Le insensate guerre americane proteggono gli americani e i loro affari. E questo è il mio business. Il mio business. È il mio business che mi fa diventare sempre più ricco. E sono i miei bonus che mi permettono di avere una casa sempre più grande. È la solita vecchia storia. Sono i banchieri, i possidenti e i consulenti che si arricchiscono. Ed è la gente che compra le loro azioni che alla fine perde tutto. Quelli come te! Alcune persone non si arrendono. Quelli come me. È un sistema di libero scambio, amico mio. È il capitalismo. È la competizione capitalista della società. È così che la panna sta sempre al top. È così che i forti sopravvivono e i deboli scompaiono.